Magi, ciao a tutti e benvenuti in Wolffe, The Red Hood Diaries, un nuovo gioco che ho trovato su Steam. Nuovo gioco, siamo in un alfa ancora, quindi nulla di che. Comunque vi voglio subito far vedere una cosa incredibile di questo gioco che ho trovato in Heavy Metal. E vi faccio vedere, tanto guardate, il gioco ha una grafica veramente veramente stupenda, ecco, come penso noterete anche voi. Sì, devo dire che comunque anche gli effetti, diciamo, di sfocatura e di renderizzazione penso che siano, diciamo, sopra la media anche per giochi così come giochi rilasciati anche in fase alfa, direi. Questo è un gioco creato per Halloween, diciamo, quindi. Allora, questo è un cappuccetto rosso. Cappuccetto rosso è molto cattivo, guardate qui che faccino imbronciato, ragazzi. Comunque, adesso finito questa preview, questa intro, dovrebbe partire il gioco, eccoci qua. Allora, cappuccetto rosso è andata a lavorare in fabbrica, ok? E in fabbrica ha trovato delle zucche di Halloween, perché in fabbrica si festeggia Halloween. Niente, stavamo andando dalla nonnina e ci siamo detti: ma perché non andare a trovare il nostro paparino, no? Siamo qui in fabbrica. Intanto devo far notare che il cappuccetto rosso cammina sulla lava. Altro che Gesù qui, eh? Qui Gesù camminava solamente sulle acque, invece cappuccetto rosso cammina sulla lava. Ma aspettate un momento, ma adesso che ci penso, ma dov'è finito Gesù? Non lo dovevi prendere tanto io, ma allora, ma dov'è Gesù? Dove è Gesù? Non c'è più. Ma dove Ok, eccoci ritornati con Cappuccetto Rosso che cammina sulla lava. E allora, Cappuccetto Rosso camminava sulla lava, intanto ho trovato dei pezzi di legno, no? Che c'entrano un cazzo con la storia, però già che ci siamo ammazziamo pure loro. Intanto Cappuccetto Rosso si è trasformato in un killer assassino. È un killer assassino che deve uccidere persone all'interno di una fabbrica che stavano semplicemente lavorando con i cazzi loro. Allora, ragionando un attimo, ragazzi, se io cado giù muoio. Non c'è altra via di uscita, a meno che vado di qua, non c'è. Allora, ragazzi, penso che devo andare su. Proviamo. Proviamo. Ah, no, ho capito. Quanto sono scimmia. Vabbè, intanto qui c'è un cappuccetto rosso che cammina sulla lava. Questi possono anche saltare stavolta. Oddio, ok. No. Allora, devo dire proprio una cosa, cioè i comandi veramente sono, i movimenti sono veramente fastidiosi, ecco. I combattimenti sono troppo facili, assolutamente, diciamo un po' alla Batman Begins, Batman quelle cazzate là. Eccoci qua, qual era la soluzione per questo gioco. Intanto un cappuccetto rosso che ammazza 3000 persone, madonna. Ma questo è il cappuccetto rosso, è Batman, io veramente non capisco. Possiamo andare avanti. Attenzione qua, attenzione, e facciamo un bel saltino. Ma no! Ok, ma ci sono i salvataggi, ragazzi, perché no, qua, io non ce la faccio più. Voi volete morire? Comunque veramente la favola di Cappuccetto Rosso l'hanno storpiata in una maniera che veramente neanche Bill Gates riuscirebbe a fare una cosa del genere. Bill Gates, volevo dire Richard Benson. Ho detto Richard Benson, volevo dire. Cazzo, ne so. Come rovinare veramente una fiaba. Madonna! Ragazzi gatti. Cosa c'è lassù? Vorrei andare a vedere. No, non c'è voglia. Andiamo avanti. Questo primo gameplay è tanto per farvi vedere un po' questo giochino e per farvi vedere. No, attenzione perché. Ok,
Ok, con tasto Enter si usa, diciamo, gli oggetti. E dovremmo aver aperto un checkpoint. No! Ma come? Cioè, ragazzi, è solamente un tasto da schiacciare. Come cazzo è possibile che ho perso? Cioè, veramente, cioè, non capisco. Poi non c'è neanche la barra della vita. No, adesso non c'è un cazzo, cioè. Ma che cazzo di gioco è? Un gioco per ragazze. Un gioco per ragazze, non me ne ero accorto. Io sto giocando un gioco per ragazze, sto dicendo che è bello. Ma perché sto giocando? Ma perché sto giocando sta cosa? Era un gioco per ragazze, non me ne ero accorto. Madonna, ragazzi. Ok, basta, la finisco qui perché veramente... Quando ci sarà un aggiornamento decente, io penso che continuerò questo gioco, ma neanche morto, veramente. Vabbè, ve lo consiglio se siete delle femminucci tristi e per il resto fa cagare, veramente, fa proprio cagare. Ciao a tutti.